Laura Chiatti vuole partecipare a tale e quale show. L'attrice umbra ha lanciato un appello a Carlo Conti sulle pagine del settimanale Diva e Donna. La moglie di Marco Bocci non si è candidata per la giuria composta attualmente da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, bensì per il cast di concorrenti visto che da sempre è una grande amante del canto. Il messaggio di Laura Chiatti apparso sulle pagine della rivista edita da Cairo Editore è stato piuttosto chiaro. Mi piacerebbe mettermi in gioco. Vorrei cantare. Gareggiare. Non fare la giudice. Tale e quale mi piacerebbe. Carlo. Pensaci. Il conduttore Rai valuterà l'autocandidatura di Laura Chiatti? È inutile negare che si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per tale e quale show, che è stato riconfermato nella prossima stagione televisiva dopo aver appassionato oltre 4 milioni di telespettatori ogni venerdì. Passano gli anni, ma il format piace sempre più e il recente arrivo di Cristiano Malgioglio dietro il bancone della giuria ha regalato più pepe allo spettacolo. Tale e quale show tornerà in onda, come di consueto, a settembre. Al momento non è stata ancora svelata una data ufficiale. In questo periodo Carlo Conti, con l'aiuto dei suoi collaboratori e del team di autori, è alle prese con i cast. Sembra che in lizza per far parte della prossima edizione ci siano Alex Belli, Davide Silvestri, Katia Ricciarelli, le principesse Selassie, Clarissa, Lulu e Jessica che dovrebbero gareggiare come unico concorrente come avvenuto lo scorso anno con i gemelli di Guidonia, Gwenda. Pare che ancora una volta Carlo Conti abbia deciso di provinare ex partecipanti del Grande Fratello VIP. Un modo per far chiacchierare e creare hype di puntata in puntata come già accaduto in passato con Francesco Monte, Pago, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando. Il cast ufficiale dovrebbe essere annunciato entro la fine dell'estate. Intanto è stata confermata la giuria. Cristiano Malgioglio ha annunciato che tornerà ad essere il giurato di tale e quale show insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Un trio che ha regalato tante risate e spensieratezza nel corso dell'ultima edizione della trasmissione di Carlo.